Ok ragazzi, ci siamo, è uscito Taurus, il nostro nuovo programma. È un bel po' di tempo che non usciva un programma, quindi sono un po' emozionato, non so da quant'è che non faccio questi video, che ormai è dal 2019 che sto facendo uscire programmi e ogni volta è una bella novità. Quindi sono super contento di dare il benvenuto nella nostra famiglia di programmi al nuovo arrivato, il nostro Taurus. E in questo video ve lo presento molto brevemente. Taurus, innanzitutto, come tutti i programmi, non è un programma per tutti, nel senso che non è un programma prestampato che prendi, vai, applichi in sala, ma richiede un intervento da parte vostra per poterlo adattare. A cosa? Alle vostre necessità specifiche, a quelli che sono i vostri obiettivi, a quelli che sono i vostri distretti carenti, distretti che stanno più avanti. In poche parole, in Taurus ci sono in realtà tantissimi possibili programmi, come in tutti i programmi che presentiamo. Ci sono più di 200 allenamenti che dovrai andare ad organizzare settimana dopo settimana per comporre il tuo mesociclo. Ma tranquillo, è veramente molto più semplice di quel che credi, e infatti ci sono più di 60 pagine di introduzione che ti spiegano esattamente come gestire tutto, tra cui all'interno dell'introduzione c'è anche una parte alimentare che ti spiega come impostare l'alimentazione, come gestirtela nelle diverse fasi e darti degli spunti per gestire i diversi pasti della tua giornata settimana dopo settimana dopo settimana nel nostro programma di allenamento. Partiamo con la struttura di Taurus. Sono 24 settimane di lavoro divise in 12 blocchi da 2 settimane ciascuno, e abbiamo al suo interno ben 6 fasi di lavoro, quindi è un mesociclo in realtà molto lungo che ti accompagna per 6 mesi di lavoro. Tanta roba. La prima fase è la fase di preparazione, sono 6 settimane di lavoro, e lo scopo di questa fase è iniziare a migliorare sull'intensità, iniziare a migliorare sui carichi, le ripetizioni, progredire e quindi impostare tanta qualità di lavoro. Quindi la prima cosa è: abbiamo poco volume di allenamento, facciamo in modo, e questo è l'obiettivo della prima fase, di rendere questo volume quanto più qualitativo possibile. Quindi voglio progredire sui carichi, voglio progredire sulle ripetizioni e voglio progredire sull'effort, quindi la capacità di portare a cedimento estremo ogni serie. A questo punto, dopo questo primo blocco, questa fase di preparazione, avrai 2 settimane di cruise, di crociera, cioè un piccolo scarico attivo. Perché? Perché verosimilmente alla fine di questo blocco sarai leggermente in overreaching. Questo è lo scopo del blocco, portarti ad esaurirti. Quindi ci sarà tanta richiesta di adattamento, quindi ovviamente un buon adattamento ipertrofico perché sarai migliorato sui carichi, e a questo punto diamo 2 settimane al corpo per riposare, sovracompensare, crescere, adattarsi, ma soprattutto prepararsi alla fase successiva, la seconda fase, che è la fase di densità. Ora segui la mia logica. Quando noi concludiamo un primo blocco, guadagniamo 2 cose. In primis guadagniamo ipertrofia, perché dopo la prima fase, quella di preparazione, sarai logicamente cresciuto a livello ipertrofico, perché c'è stato un adattamento. Ma non è l'unica cosa che è successa. Infatti alla fine di questa fase avrai anche guadagnato una skill, un'abilità, cioè più carichi, più capacità di esprimere effort. Per cui quando mi avvicino alla fase successiva devo pensare: ok, come posso sfruttare al massimo questa skill, questa nuova abilità acquisita? E questo è il concetto alla base di una organizzazione, di un macro ciclo di lavoro. Ossia, c'è il principio di confondere il muscolo, di cambiare stimolo, ma i cambiamenti non devono essere fatti a caso. No, quando concludo il lavoro su una certa abilità devo pensare al fatto che questa abilità l'ho effettivamente migliorata, e quindi il mio prossimo passo sarà pensare a come posso sfruttare questa abilità per ottenere ancora più ipertrofia. E qua interviene la seconda fase, una fase di densità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, avendo raggiunto carichi alti, voglio sfruttare questi carichi in lavori più densi. Che vuol dire aumentare il volume, nel senso di aumentare le effective reps, quindi le ripetizioni efficaci. In poche parole, magari con un carico che è il mio 10 RM, con un cluster arriverò a farci un lavoro quindi molto denso, 20 ripetizioni, 25 ripetizioni. Questo mi porterà, con quel carico del 10 RM, a non fare semplicemente 4, 5 effective reps finali, ma a fare veramente tantissime effective reps e quindi, con lo stesso carico, generare molta più ipertrofia. Questo perché? Perché non posso all'infinito procedere con un progressive overload, perché aumento carichi, a un certo punto raggiungerò uno stallo. Quindi quello che devo pensare è come riuscire a ottenere ipertrofia impattando di meno sulle capacità di recupero e sfruttando quello che ho già guadagnato, per l'appunto aumento sui carichi. Quindi la fase di densità è questo: gradualmente andremo ad aumentare la densità di lavoro, quindi prenderemo determinati carichi e cercheremo da questi carichi di tirar fuori quante più effective reps possibile, quanto più tonnellaggio effettivo, quanto più tempo sotto tensione stimolante, e quindi in ultimo quanta più ipertrofia possibile. E la cosa interessante di questa fase è che questa fase durerà altre 6 settimane, verosimilmente, attenzione, molto diabolica, ti porterà all'overreaching. Consideriamo sempre che nella prima fase abbiamo anche imparato a rendere qualitativa una serie, quindi quando andrai a fronteggiare questi cluster
di lavoro, questi lavori ad alta densità, sarai tanto intenso. Quindi un conto è fare tanti cluster dove tocco forse il cedimento alla fine, perché quando inizio dico, ho 5 cluster da fare, quindi fammi risparmiare energia. Un conto è fare cluster dove sin dall'inizio vado a dare martellate con tanto carico, ma soprattutto tanto tanto effort. Quindi verosimilmente concluderò questa fase in cui raggiungerò l'overreaching dopo 6 settimane e da qua subentra la quarta fase, che è un'ulteriore fase di crociera. Stesso discorso, la fase di densità mi porterà ad avere uno stimolo ipertrofico massiccio, devo dare al mio corpo un attimo di tregua per sovracompensare e logicamente crescere e adattarsi a livello ipertrofico. Quindi queste sono altre 2 settimane che mi porteranno poi a entrare nell'ultima fase, più o meno, la quinta, che è la fase di volume. Ora, quando ho lavorato sulla densità, come detto, ho un primo effetto, quello di creare tanta ipertrofia. Benissimo. Ma c'ho anche un secondo effetto, quello di migliorare sulla densità. Che cos'è il miglioramento della densità? Il miglioramento di recuperi brevi, quindi recuperi di 20-30 secondi, recuperi molto brevi, la capacità di recupero dei primi substrati diventa molto più efficiente per il mio corpo, per il mio organismo, per il mio tessuto muscolare, la capacità contrattile, la capacità di attivare unità motorie, perché lavoro sempre su unità motorie ad alta soglia e vado ad accumulare tanta fatica. Tutto questo mi porta a essere molto efficiente con tanto volume di lavoro, e quindi l'ultima fase vuole portare questo all'esasperazione ed è per l'appunto una fase di volume. Sono 6 settimane in cui i tempi di recupero si riducono tanto tra le serie iniziano a diventare delle serie normali, quindi non più dei cluster, perché semplicemente iniziano a essere veramente tante tante serie allenanti. Quindi sostanzialmente passo ad avere poche serie, ciascuna delle quali cluster set, ad avere tantissime serie, ma tra le serie c'è meno tempo di recupero. Diciamo che è una fase di densità più, perché alla fine il discorso è che se prendo il tempo totale della sessione e il tonnellaggio che faccio in questo tempo, avrò molta più densità, molta più roba. Però realmente è una fase di volume, perché le serie allenanti vanno ad essere veramente molto di più. Ma ecco la cosa, posso gestirle molto bene. Perché? Perché le mie capacità di recupero dei substrati sono altamente efficienti. Quindi sono in una fase in cui il tessuto inizia a essere abituato a tanto volume, quindi c'è una resistenza allo stimolo, al volume, e quindi l'ultima schicchera, l'ultima carta che posso realmente giocarmi è dire, sai che c'è, sono efficiente, posso gestirla, sparo tutto al massimo. Quindi porto il volume al massimo e cerco di tener botta tanto quanto riesco a recuperare, tanto quanto reggo. Idealmente sono 6 settimane di lavoro, ma verosimilmente le prime volte che affronterete Taurus non riuscirete a chiuderle tutte quante, perché il volume di lavoro che si chiede è veramente molto molto elevato. Però daremo uno stimolo, un impatto di adattamento al nostro corpo molto importante, che è quello che poi ci porterà all'ultima fase, che è una fase di scarico. Altre 2 settimane di deload per poter sovracompensare da tutta la domanda che è stata fatta a livello ipertrofico, di adattamento ipertrofico, che ci porterà quindi a ottenere il massimo dei risultati. E qua, concluse queste ultime 2 settimane, si può ricominciare il giro da capo, perché questa fase di volume ci ha creato tanta resistenza al volume. A questo punto faccio 2 settimane di recupero in cui miglioro la mia sensibilità del muscolo proprio al volume, e quando tornerò nella mia fase di progressive overload avrò un solo scopo, quello di migliorare i carichi e le reps ottenuti nel primo tentativo di Taurus, quindi cercare di alzare ancora di più l'asticella, perché sarà a questo punto una variabile sulla quale sono leggermente disadattato e che voglio riprendere in mano, e mi darà a questo punto tanto margine di adattamento ipertrofico. Ricordiamo infatti che l'adattamento ipertrofico è tanto più ampio quanto più sono scarso o deallenato o disadattato su una variabile. Quindi è da un po' che non lavoro in progressive overload, che l'ho iniziato 6 mesi fa. Di fatto ci ritorno, avrò tanti miglioramenti a livello ipertrofico. Questa è la struttura di Taurus, che è un programma, come capite, che si presta molto molto bene a una fase di off season, di bulk, e il piano alimentare che viene suggerito là da impostare in diversi pasti, un piano che prevede di salire veramente tanto di calorie, perché quando arriveremo a lavorare ad alto volume con queste capacità di recupero, allora verosimilmente dovremo spingere abbastanza a livello calorico per supportare il tutto. Ma se decidiamo di farlo in un contesto di normocalorica, un lieve surplus, avremo un effetto di recomp molto interessante, quindi un muscolo che si abituerà a captare glicogeno e risvuotarsi, capterà glicogeno e si svuoterà ancora, e quindi questo porterà a una capacità di storage del glicogeno muscolare molto più ampia, che vuol dire che il muscolo sarà visivamente molto più pieno, e al tempo stesso saremo in quella specie di leggero surplus che ci porta realmente ad avere più acqua a livello del muscolo, probabilmente bruciare del grasso, perché nel tempo, aumentando il volume, inizieremo a essere in leggero deficit, mantenendo le calorie inalterate, e alla fine l'effetto che vedrò è un muscolo molto più piano, più prestante, quindi esteticamente un effetto di recomp. Poi magari il grasso lo perdo, non lo perdo, però il fatto solo che il muscolo sarà molto più pieno e non guadagnerò ulteriore grasso mi comporterà di avere una BF, quindi una body fat più bassa. Quindi recomp, sarò più pieno e più asciutto. Ogni settimana contiene diverse rotazioni, dei workout addizionali, dei richiami, insomma tanti allenamenti, ma non devi farli logicamente tutti, no, imposterai la tua split ogni settimana che verrà in base ai giorni che hai a disposizione, 3 volte, 5 volte, 6 volte, 3 volte, e
in base a quelli che sono i tuoi obiettivi. Quindi i distretti che sono carenti avranno più lavoro, quindi ci dedicherai più sessioni, verranno allenati in multifrequenza. I distretti che sono invece più avanti, più prestanti, li allenerai in monofrequenza, quindi avranno un po' meno volume. Ora è importante notare che tutto questo ti può sembrare veramente assurdo, però qua, come vedi, c'ho tutto un file chilometrico di 60 pagine di intro che ti spiega tutto nei mini dettagli, ti spiega i perché, i per come, come utilizzare il programma, come impostare lo splittaggio. Probabilmente non vedi niente adesso che scrollo, però Chris metterà qua il programma e l'intro che scrolla. E verrà spiegata la terminologia, quello che cerchi di ottenere, i protocolli, come gestire l'alimentazione, insomma tutto quanto. Troverai il programma qua sotto in descrizione. Adesso che è uscito ci sono le prime 2 settimane di offerta, come nostra tradizione, offerta in realtà su tutti i programmi, perché una volta concluso Taurus puoi scegliere di passare un programma piuttosto che un altro, o se non ti senti ancora pronto per questo programma puoi provare quelli un po' più semplici come Zeus o come Kratos, che per esempio ha un progressive overload puro che dura un anno intero di lavoro. Qui sotto nel link trovi tutto quanto, e per il resto aspetto i vostri feedback, ragazzi, perché come al solito sono stato veramente cattivo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate e quanto vi divertite. Ci vediamo al prossimo video.